Certi argomenti sono diventati tema nelle sitcom, nei sceneggiati americani, dei film, insomma, non siamo più nell'Italia di 25 anni fa. La famiglia italiana è molto più dialogante di quanto dica la mitologia. Ripeto, se ha un difetto è quella che tende a inglobare troppo la figlia o il figlio, a proteggerla troppo in un bozzolo, per cui si sente in diritto di isolarla dalla società cattiva che è la Traviata. Dopodiché, se avete un genitore che fa parte dell'Opus Dei, delle Sentinelle in Piedi, io riconosco che effettivamente è un problema, però la domanda che vi faccio è: se avete un genitore leghista, siete eterosessuali e vi innamorate di una persona extracomunitaria, non è che avete una vita molto migliore. Cioè, il problema della famiglia che non accetta il figlio omosessuale è che è una famiglia che non accetta, punto. Non accetta niente, non accetta il figlio, la figlia eterosessuale che ha una relazione d'amore con una persona non di suo gusto. Io riesco benissimo a immaginarmi la famiglia islamica che vuole che la figlia si sposi con un islamico e quella ebraica con un ebreo e quella cattolica con un cattolico, anche se sono perfettamente eterosessuali. Allora, eliminiamo questo mito della famiglia italiana che esclude, che non accetta. La famiglia italiana ha molti difetti, vi ho detto il più grosso che è quello che tende a creare un guscio intorno ai figli e non li incoraggia a rendersi indipendenti. Ma proprio per questo, l'esperienza di 25 anni di Agedo e di questo libro è che se esiste un sentimento tra genitori e figli, ci possono essere momenti burrascosi e anche molto burrascosi. Noi abbiamo descritto nel libro le varie fasi, dallo shock iniziale alla fase di rifiuto totale della cosa per cui sì, gliel'hai detto, ma loro è come se non gliel'avessi mai detto, rimuovono il problema, alla fase dell'ostilità a basso livello con le punzecchiatine, le allusioncine, eccetera, fino a auspicabilmente la fase in cui la realtà della figlia o del figlio viene accettata come un dato di fatto che fa parte della sua personalità. Ecco, nella famiglia ci possono essere momenti di scontro anche elevato. Beh, io vi dico che anche nella mia ci sono stati, perché io avevo 17 anni quando ho fatto il mio coming out, mia madre era venuta su dalle suore, sicuramente non l'ha presa bene, era una fase transitoria, poi stiamo parlando di 35 anni fa, forse ti dovrei portare, no, noi come famiglia non ti abbiamo saputo educare, dove abbiamo sbagliato, ti aiutiamo portandoti da uno psicologo. Tutta una serie di autocolpevolizzazione che, ripeto, chi è un figlio non dovrebbe sottovalutare, perché le famiglie sono state colpevolizzate. Se tu c'hai il figlio frocio, è colpa tua che non sei stato un bravo genitore. Una frase che ripetiamo spesso in questi incontri è: un figlio gay e una figlia lesbica hanno il dovere di educare i loro genitori. Fino a quel punto sono stati i genitori a educare lei o lui, e da un momento in poi invece è la figlia o il figlio che deve educare i genitori. Perché, ripeto, la figlia o il figlio ha avuto il tempo per pensarci sopra, per leggere, per riflettere, per rispondere a una serie di interrogativi, e quindi deve aiutare anche il genitore a fornirsi di quegli strumenti o anche semplicemente a entrare in contatto con Agedo se non si fida di quello che dice lui perché. Il genitore gli dice: ma tu stai portando acqua al tuo mulino. Allora parla con qualcuno che è nella tua situazione e vediamo che cosa ci sa dire dell'esperienza che ha fatto lui o lei nella tua situazione. Io ho visto situazioni di grande tensione nelle famiglie, perché poi a un certo punto, dopo aver scritto il libro, l'Arcigeni è arrivata, si sono aperte le cataratte del cielo e sono arrivate veramente tante persone a parlare di questo problema. Per loro era un problema. E ho visto situazioni di tensione, di genitori che affermavano che loro non l'avrebbero mai accettato una cosa, che non potevano accettarla, era una cosa che andava al di là della loro educazione, della loro comprensione, e che invece hanno dimostrato la validità del proverbio che nella vita di inevitabile c'è solo la morte e i debiti, forse. Io sono rimasto anche sorpreso da come famiglie che erano agli antipodi, alle opposizioni, poi alla fine siano riuscite a trovare un accomodamento. Sempre nei casi in cui però c'era un rapporto che poteva essere anche conflittuale.
e a un certo punto sappiamo tutti che è normale che il figlio che deve acquisire l'indipendenza dalla famiglia in qualche modo ci deve pure entrare in conflitto, chi di più, chi di meno. Quello che conta è proprio la capacità di dialogo, quindi se voi siete in questa situazione, chi di voi fosse in questa situazione, si ponga la domanda se nella sua famiglia, al di là delle divergenze di opinioni, anche politiche, ci sia un dialogo, perché se c'è, allora il coming out è una realtà possibile. Questa capacità di dialogo è molto più importante di un'altra questione che spesso viene citata, che sono le idee politiche. Le idee politiche non c'entrano assolutamente nulla. Io ho visto famiglie cattoliche, anche di destra, accettare il figlio a volte con dei salti mortali: se mio figlio è così perché Dio l'ha voluto, lo saprà lui. Cioè, comunque la quadra la trovano. Se si vuole. Perché ridete? Perché ridete? Sto dicendo che non esiste nessuno. Va bene, però mentre invece famiglie di intellettuali di sinistra cominciano a tirare fuori Freud, Jung, Lacan, Derrida, ma poi tu non sei normale, poi una cosa così, una degenerazione borghese, insomma, ripeto, la discriminante non è l'idea politica, la discriminante è se nella famiglia esiste un rispetto reciproco, esiste amore, esiste un dialogo, anche se conflittuale. Dopodiché, e nel libro lo diciamo più volte, se uno ha un genitore autoritario, se uno è figlio di Marina Le Pen o di Bossi, se non fa il coming out lo capiamo anche il motivo per cui non lo sta facendo, però ripeto veramente, gente, deve essere proprio simile a Bossi o a Le Pen, scusami? Deve essere proprio lui, nel senso che no. I casi di genitori totalmente tetragoni che ho conosciuto nella mia vita erano proprio delle personalità fascistiche, personalità proprio naziste, ma non in senso, per modo di dire, in cui io e te litighiamo per la politica e io ti do del nazista. Erano proprio persone convinte che l'autorità viene dall'alto, viene da Dio, che dobbiamo tutti, abbiamo un dovere sociale a conformarci con la società, cioè avevano un'ideologia di tipo autoritario. Questo, per chi si trova con un genitore così, veramente è una sfortuna. Però, scusate se mi ripeto, perché è un dato importante, è una sfortuna anche per un figlio eterosessuale. Non è che gli eterosessuali hanno avuto la vita lastricata d'oro e a noi ci hanno dato il sentierino tortuoso. Di fronte a genitori così, anche un figlio eterosessuale, una figlia eterosessuale ha dei grossi problemi. Pensate adesso agli italiani di seconda generazione, i casi delle ragazzine di 14 anni pakistane che vengono prese dal padre e spedite in Pakistan per sposare un cugino che non hanno la minima intenzione di, e magari sono eterosessualissime, il loro problema non è l'omosessualità, il loro problema è una concezione della famiglia. Io finisco qua perché così do spazio anche a Fiorenzo e poi appunto poi ci parliamo, perché la parte più interessante di solito è proprio il confronto con le persone presenti. Concludo con questo messaggio. Questo libro è un libro super, dopo 5 edizioni possiamo dire che è un libro super collaudato. Io ritengo di essere riuscito a dimostrare quello che quando uscì la prima edizione era per noi una sfida, cioè dimostrare che era possibile anche nel contesto italiano un discorso di espressione onesta di quello che è la realtà omosessuale a viso aperto. Se ho trovato persone che facevano molta difficoltà a fare coming out con la famiglia, a dialogare con la famiglia, colleghi di lavoro, perché poi il libro parla anche del coming out in senso lato, è perché molto spesso queste persone avevano una bassa opinione di quello che erano e di quello che era l'omosessualità. Voglio dire che quanto più una persona ha problemi a vivere la sua omosessualità, tanto più proietta all'esterno queste difficoltà. E parliamoci chiaro, se un genitore vede di fronte a sé una figlia o un figlio titubante, convinto del fatto che l'omosessualità è una cosa brutta, una sfortuna che le è capitata, è piuttosto logico che consideri un atto d'amore salvare la figlia o il figlio da questa vita infelice a cui pensa di essere destinato. Prima di pretendere un cambiamento dai genitori, quindi, è necessario un cambiamento interiore. Il coming out, e questa non è una tesi mia, è una tesi del movimento gay da 40 anni ormai, è sempre duplice: prima con se stessi, prima ci si accetta per quello che si è e poi si chiede agli altri di farsi accettare.
siccome qualche volta è successo il contrario, che prima i figli hanno sbattuto in faccia questa cosa ai genitori quando ancora non si erano accettati, magari è importante dirlo. Ma fatta questa eccezione, io ritengo che il bilancio che posso trarre dall'esperienza di aver scritto questo libro sia positivo. La famiglia italiana ha risposto complessivamente bene. Chi ha risposto in modo inaccettabile è la classe politica, che non ci rappresenta ed è letteralmente congelata 25 anni fa. Ma questo è un altro discorso.